Ciao ragazzi, ben ritrovati da Underlink e bentornati su Bakugan Campioni di Vestroia. Dobbiamo iniziare finalmente questo torneo di Bakugan, quindi parliamo con Larry e diamoci da fare. Senti qui la musica, yeah! Ecco qui Larry col punto esclamativo. Ralph, cosa? Dovresti attaccare questi quattro volantini e va bene, però... Dove? Quindi devo tornare a Valley Groove e attaccare questi quattro volantini. Va bene, facciamo una cosa piuttosto veloce, dai. Uno è qui. Molte persone lo vedranno qui. Un altro punto è qui, ecco qua. Perfetto. Spero che vada bene anche senza permesso, ma sì. Attenzione, dobbiamo attaccarne uno qui, mi pare. Ma non è che dopo la polizia ci dà problemi, no? Ma questa a me sembra più una porta. Forse no? E l'ultimo qui. Insomma, quattro volantini. Questo volantino è molto informativo. Va bene, ora ho capito. Ma io veramente vorrei vedere se posso comprare altri Bakugan e non solo le parti. In teoria, nello scorso episodio ho imparato che posso cambiare le abilità del mio Bakugan, ma deve aver raggiunto un livello evolutivo alto. Perché possa far sì che impari nuove tecniche, nuovi attacchi, eccetera. Quindi devo aspettare di fare altre battaglie. Ma perché tutti quanti questi fogli per terra? Va bene, lasciamo perdere. Devo fare queste battaglie. Ah, Pyro. Oh, carino. Quindi fare le missioni mi fa prendere Bakugan nuovi. Mi viene da chiedermi ora se ci sono altre missioni secondarie per guadagnare altri Bakugan. Vorrei provare a mettere Trox di livello 4 in squadra e avere due Pyrus. Poi magari vediamo come va. Magari va male, però almeno voglio provarci. Attenzione, noi siamo in posizione scimmiesca, proprio pronti ad attaccare. Hai combattuto bene. Non è lui Larry? Bene, preparativi finiti, siamo pronti a cominciare. Nel primo turno dovrei affrontare due combattimenti consecutivi. Esatto, un incontro dopo l'altro senza interruzioni. Se riesci a vincerli avrai accesso al round finale. Non potrai cambiare abilità tra un incontro e l'altro, potrai farlo solo alla fine di un round. Buona fortuna, spero di vederti in finale. Bene, cominciamo. Round 1 contro tutti i Pyrus, contro tutti i Ventus e contro... Due Pyrus e un Ventus di Larry. Sì, lo so che ho detto Ventus al posto di House, ma perdonatemi. Nel tuo primo incontro affronterai Jimmy, adoresso Bakugan Pyrus. Devo combattere per forza. È un piccolo problema se mettevo... Se avessi lasciato... L'altro Bakugan. A Cerberus. Howlcore. Ok, oh mio Dio. Non mi ricordavo che si combattesse così. Mannaggia a te, Jimmy. Jimmy Panini. Jimmini Crepettini. Già cambia Bakugan. Oh, un vermone! Sentipod! Wow! Come Dash Pod! Però Jimmy Pagorgi! E cambia Bakugan, fa un po' come te pare. Va bene, sì, bravissimo. Gianni Pagorgi, vai così. Levati. Dai su che voglio cambiare anch'io Bakugan. Per fare la super combo. Palla de fuoco! Vediamo un po'. 86 danni, forte. Forte Crepettino qui, eh. Bene, è pronto? Cambiamo allora, vai. Voglio caricare tutti per fare l'attacco di squadra. Attenzione, posso fare il team attack, eh? Allora vai con A! Attacco di squadra, tutti e tre insieme! Distrutto! Distrutto! Poverino! Ci deve essere rimasto malissimo. L'attacco di squadra, ragazzi, è davvero forte allora, eh? Certo, mi ha quasi shottato. Come debolezza al fuoco?
Ma Pyrus è debole a se stesso, che è tipo drago? Scusatemi, non ho capito. Mi sono attaccare pure io perché non ho attaccato mai tranne l'attacco di squadra. Quindi insomma stiamo prendendo solo botte. Sono forti ragazzi comunque, sti Bakugan. Quegli avversari, non i miei. Mi pare strano, mi ha fregato la cosa. Ecco, calore permanente, vabbè. Mi ha fregato il fatto che il Pyrus è debole al Pyrus. Perché? Qual è la motivazione? Eccolo, 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 eccolo. Esplosione Nova! Per un pelo, raga, per un pelo! Per un pelo! Devo rimettere Drago. Devo rimettere assolutamente il Drago perché sennò qua non si va avanti. Vai, secondo round, devo farne due di fila. Il prossimo avversario sarà un tuo compagno di squadra, Kai. Ah, abbiamo la stessa maglia. Tutti quanti Ventus. Bene, sarà più facile. Bello sto leone, Hydrorus. Ma è Aquus allora, non Ventus. Ah, è vero, Ventus è quell'altro. Vabbè, non mi ricordo, raga, comunque sia. Vabbè, qua ha tirato una laggata pazzesca il gioco. Va! Vai al drago. Raggi di riflessione! Ah, mi fa riflettere? Ok, allora. Non posso cambiarlo! Ah, fino a che non finisce lo stordimento. Peggio per te, effetto laser. Buono, penetrazione, buono. Ma cambia come si pare, premo L, mi va su quell'altro? Ma siamo scemi? Mi dà da pensare sta cosa. Mi dà molto da pensare. Allora, con lui facciamo subito un attacchino, creppettino. Eccolo qua. Bruciatura Pyrus. Scottalo, scottalo. Non hanno effetti secondari qui. Bello però Cycloid, oh. Massello proprio. Dannetto buono. Ecco, raggi di riflessione. Questo diventa il pensatore. Per una decina di secondi buoni. Senti, caro, io mo non vorrei romperti le uova nel paniere, ma. Toh. Va bene ora? Ti sta bene? Andiamo. Mi sembrava che fosse più carico, mi sbaglio forse. Critico 145 e anche Trox se ne va. Ragazzi, ci siamo quasi. Dai, manca solo lui. Facciamolo fuori. Cambio Bakugan, ovviamente. Andiamo. Questo qui, non ricordo i nomi, ragazzi. Devo ancora impararli tutti. Perché voi, questo qui sarebbe il quarto episodio, ma li sto registrando a distanza di tempo perché proprio non ho modo di registrare tanto. Infatti, i primi video che sono usciti quest'anno li avete visti solo. Reazioni e speculazioni. Quindi alla fine. Ah, lui resiste al buio, è vero. Al Darkus. A posto, un attacco ci siamo. Fulmine. Ed è finita. Dragonoid e Trox sono saliti di livello. Beh, alla grande, siamo pronti al round finale? Sì. Ma devo prepararmi. Però devo continuare per andare avanti. Se facevo esci mi faceva abbandonare. Ma non ho voluto rischiare. Non so se abbandonando poi posso ricominciare dalla terza sfida. Per evitare combatto. Fa nulla. Allora, questo ha un Dragonoid di tipo Ventus o quello che è. E lo so che magari alcuni di voi mi staranno mandando i colpi perché Andre Link non conosce i tipi. Ragazzi, io vi chiedo scusa, ma non è che lo faccio apposta, è che proprio non mi ricordo. Mi lasci attaccare, ho premuto A mezz'ora prima che partisse il tuo attacco. Niente. Niente. Toh.
Resiste, sì, resiste, resiste, lo so. Vai, mandiamo un attimino Trox. Allora, non è carico per niente proprio. Devo stare attento. 170 senza neanche... Wow! Che danno! Cyrus, bello! O bella. Mi pare più femminile. Non so, quando è entrata ha fatto... Wow! Tipo con una voce femminile. Quindi non so, mi sa di Bakugan femmina. Perché comunque sia, in Bakugan esistono le distinzioni tra maschio e femmina. Però cambio. Lui è carico. Con quel Bakugan, quindi devo stare attento a ciò che faccio. Sentite, ha la voce femminile. Ok, non mi fa molto, con quel Bakugan, quindi sto tranquillo. Vai, Creppettino, eccolo qua. Fagli male! 67, pensavo di più. Devo ammettere che in effetti portare due Pyrus non è stata una grande idea. A posteriori, certo, non potevo sapere quello che mi sarebbe capitato in questo torneo. Però adesso so che devo stare più attento e variare. Soprattutto variare. Buono, buono, un altro è andato, vai. Ah no, questo è il primo era. Accidenti. Non so, già stavo proiettato che era il secondo, non lo so perché. Cambiamo un po' con Trox che è un po' malandato. Ah no, è Drago era? Vabbè ragazzi, questi qua mi scambiano come para loro. Io premo un pulsante e me ne trovo un altro, non lo so. Sarò scemo io allora? Vediamo un po'. Vai, perfetto. Bruciatura Pyrus. Ok, non pensavo uno scalasse, dico ma... Gli ho fatto poco o non ha scalato? Ok, dato che è debole, faccio palla di fuoco. Se non va KO, cambio. Ok, allora cambio. Volevo, no, usare un attimino Trox per liberare il campo proprio per farlo andare via. Però, dato che ha cambiato anche lui, direi di premere R. Premo R, sto premendo R. Meno male. Meno male, meno male, va. Dai, su, caricati. Perfetto. Andato. E questo qua se ne va. Rimane un solo Bakugan e poi si vince il torneo. Questo è un torneo, insomma, no? Tanto per. Quindi penso che i veri tornei saranno dopo. Quelli più difficili. Ma spero di avere dei Bakugan abbastanza preparati per quando sarà il momento. Non so, ho l'impressione che saranno subito dopo questo torneo quei momenti più difficili. Però ragazzi, abbiamo vinto questo primo torneo, mini torneo. Devo stare più attento e usare meglio Bakugan. Dovevo lasciare anche l'altro attributo. Piuttosto che due Pyrus. Barbetra comunque sia guadagna un livello. Incredibile! È il tuo primo torneo e hai spazzato via la concorrenza. Non ho mai visto niente del genere. Sei proprio una forza, Link. Sembra che tu abbia i combattimenti nel sangue. Hai battuto persino me. Significa che sei davvero il miglior combattente del quartiere? Credo di sì. Prendi questi premi come ricompensa e non dimenticare di controllare. Cavolo! Cos'è stato? Il diavolo in terra? Ma un terremoto ti farebbe schifo dirlo? Forse il diavolo sottoterra è stato un altro di quegli strani terremoti. Ma che così... che dialogo è? Poco fa ho visto Said al parco che faceva alcuni test. Assicuriamoci che stia bene, potrebbe avere delle informazioni. Siete degli incoscienti, fate attenzione là fuori. Oh, e non dimenticare il tuo premio. Vabbè, qua cambiano discorso. Giacca Pyrus, sequenza di pensieri, palla di fuoco, vabbè, già ce l'avevo, sequenza di pensieri, palla di... prosciugamento di energia, Aquos Dragonoid! Bello, lo voglio provare. Pyrus Pegatrix! E 900 Bitcoin, che bello! Trova Said al parco. Allora, House, House era lui, House. Mettiamo Sindeus e poi, a posto suo, mettiamo un Aquos, ok? Vediamo come va. Allora, bisogna andare a vedere come sta Said al parco. Quindi facciamo una corsa veloce al parco
e poi vediamo se è il caso di interrompere l'episodio. Raga, stavo facendo una lotta contro un tizio che ho trovato così per strada e ho scoperto che Pyrus resiste all'Aquos. Non ha senso. Eppure. Eppure. Volevo andare a vedere come stava Saida, ma penso che ci andrò nel prossimo episodio, così facciamo tutto quanto insieme, anche perché ho visto che c'è un po' di gente che vuole sfidarmi, quindi nel frattempo ho fatto anche evolvere Dragonoid. Adesso è davvero forte, molto più di prima. Ho comprato anche le evoluzioni per gli altri, devono solo raggiungere il livello necessario. Ad ogni modo ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!